Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questa sgnagna puntata di Bordellocraft. Che Bella, cazzo numero è? Bella, Bravo, ciao. Che numero è questa? La 6? Ah, boh. La 3? Basta, io non faccio F5. Io non so nemmeno le puntate mie, figuriamoci. Bene, fantastico. Allora, ma la qua prima siamo. Che noi registriamo nel 2016. Boia! Auguroni! Auguri. Auguroni. Allora, facciamogli vedere un attimo. Abbiamo fatto una Expo Farm molto banana. Allora, vedete, qua mi sono divertito a fare tutto. Sì, ho fatto tutto il percorso. Ma l'Expo Farm l'ho fatta con doppia, mentre Giulia sta lì a guardare. Esatto, stamattina ci siamo messi. Ok, vi ricordate, qui era tutto diverso. C'era un botto di strade, le ho chiuse tutte. Lì c'è uno spawn. Lì ne ho trovato un altro. E con questo qui, che è il primo che avevamo trovato, ci abbiamo fatto l'Expo Farm. Dov'è? Da qua sotto. No, io dovevo fare l'ingegnere. Ho fatto tutto io, diciamo le cose. Da qua sotto facciamo buggare i ragni. Giulia dormiva quando noi si è fatto sto lavoro. Esatto, scandalo. I ragni ovviamente adesso non spawnano più perché stiamo registrando. Esatto, però teoricamente si buggerebbero qua e noi pam, 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 esatto, li fischiamo. Madonna come lagga Giulia, io la vedo scattare. Giulia, hai fatto uno sprint, guarda che neanche Usain Bolt. A fucilate proprio va avanti. Guarda, si spara in avanti, guarda. Ora si bugga in aria. Sono buttato in aria veramente. Sì. Ma io non mi vedo la gara. Aspetta, non ti vedo più. Vai, cammina. Ecco, cammina, vai in giro. Ecco, ora si sta sbuggando piano piano. Ecco, guarda. Okay. Si spara in giro. Dove vai? È la nostra arma tank. Non lo so. Ah, di qua abbiamo fatto le scale. Si spara Giulia in cima. Vai. Ok, allora andiamo a cercare subito la lava, che dite? Sì, esatto. Comunque queste scale sono bellissime, ragazzi. Cioè, veramente sembrava fatta apposta per farci le scale qui. Allora, non vedo più Giulia, dov'è? Sta lagando nei muri. No, dove siete? Giù. L'hanno rapita. Ma sopra perché c'è buio, dovremmo andare di là. Vi stanno stuprando. Aspetta, spacco un po' di blocchi perché non c'ho più niente. Ma spacca ciò che vuoi. Stai ferma! Sto buggando di nuovo! Stai ferma! Fireball! Silenzio. No, era un... non c'era niente alla fine. Era una caverna così... de merda. Che cazzo fate? Non ci credo. Raga, ma che cosa c'è di sotto? È stata una combo stuprante di creeper. Mi mettete per favore. No, ecco, lo sapevo. Allora, per la cronaca, raga, siamo in due perché Giulia praticamente è caduta nella lava così a random. E dicevo che il lato positivo è che è già arrivata a casa, quindi lol. Tristezza, veramente. Perché mi dà fastidio l'acqua mentre scavo. Non è giusto. Ecco, bravo il pirla. Vabbè, poi divertitevi, io faccio cose. Sono messo in modo tale che non mi sposti. Sto continuando a usare il cazzo di piccoli diamante a vuoto, veramente. Ma guarda che non li brucia, guardati nell'inventario, guarda, sono qui. Oh, allora, abbiamo costruito il portale, è proprio qua vicino casa. Sì, esatto, anche se teoricamente io l'avrei fatto tipo non da questa parte, ma da questa, ma vabbè, dettagli. Dai, su quanto sei polemico. Sì, accendilo. Sì, no, fate. Accendilo, ci facciamo due risate con Giulia e non dirle nulla dei Pikmin. Non gli dico. Andiamo. Nulla dei Pikmin. Giulia, devi stare ferma dentro il portale. Già. Oddio, mi sento... Anch'io. Ma perché non entra? Okay, yeah! Dobbiamo muoverci. Ah, sono caduto! Ti pareva! No, due cuoricini in meno già! Ti pareva! Dai, siamo qua sopra, Giulia, tranquillo. Ti pareva! Cos'è sto posto orribile? Un posto bellissimo. È il Nether, questo posto. C'è uno scheletro che mi fissa. Andiamo su questo blocco qua. Dai, Giulia, salta! Raga, via di tutti nel posto! Buttati! Ah! Oh, evviva! Ho due cuori! Ho due cuori! E mangia! Io mi sono lanciato così alla cazzo di bove, proprio. Oh, se trovo la fortezza... son mito. Oh cazzo! Merda! Cazzo! No, ci penso io! Ragazzi, mi odio, mi fa tutto pensare! Ma cos'è?
Notate il mio combattimento. Io pure lo voglio picchiare. Ragazzi, sta fa una cosa che Maremma nemmeno ho il potere della forza. La palla di fuoco la devi colpire con la spada, eh. Sei un coglione. No, se cadete c'è la lava, eh. Guarda che... Oh, ma io c'ho l'arco, ma che sto scemo. Sì, comunque mi mette venire. Vaffanculo. Morto. Ma mi ha ucciso con un colpo d'arco. Sì. Complimenti. Beh, però vi odio. Tutto per queste cose. Io non lo so fare. Dai, prendi la rincorsa. Col è pericoloso il giro. C'è la lava, c'è tutto. C'è... Ma dai, ho solo 2 cuoricini in meno. Se sbaglio muoio. Guarda, ci sono anche gli spettatori che ti guardano. I pigmen. O rullo di tamburi. Oddio, perché mi fissa questa cosa? Perché è venuta davanti a me? Dai, premi control e poi salta. Tieni premuto control che corri. Salta. È viva, è viva. Sei proprio andata dritta di faccia. Male, premi control e salta. A piombo proprio. A piombo. Ragazzi, comunque, per chi non l'avesse capito, abbiamo trovato la fortezza. Veloci perché Blaze mi hanno visto. Oh. Ma che devo fare? Io sono 4 cuori, ragazzi. Vaffanculo, 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 vaffanculo. Ok, sono vivo. Guarda l'attacco di Blaze. Dai, ah! Sto prendendo lo spacchiamo. Fuoco. Torce. No, no, continua a spawnare anche se metti le torce. Allora lo spacco? Sì, spacco, lo spacco. Bella. Ah, ci penso io con le mie 11 frecce. Aia, stronzo di merda. Non muore. Morto. Oh, ragazzi, siamo riusciti a tornare dal Nether. Io sono morto. Ecco. E loro sono riusciti a tornare. Sia, è 2 ore, ragazzi, sì, che siamo qui. 2 ore. Sì. È stata un'esperienza terribile. Madonna. È stata un'esperienza orribile. Nel frattempo mangio dei meloni. Ok, perfetto. Ma sei pazzo? Era un F5, mi sono confusa. Cretino. È meno male che era un F5. Ecco, sì, guarda, perché bene, mentre questo tenta di ammazzarci, ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Aspetta, ciao, ragazzi. Aspetta, ciao. Di qua.